Vorrei approfittare della mia presenza in questa trasmissione per chiedere scusa al procuratore generale per le parole e i toni usati nei suoi confronti, ha dichiarato Fabrizio Corona assumendosi le sue colpe e continuando. Sono convinto che nel momento in cui sei in esecuzione di pena, devi portare rispetto alle istituzioni. Puoi non condividere certi atteggiamenti e certe dichiarazioni, ma devi comunque portare rispetto nei modi e nelle parole. L'ex fotografo ha poi parlato delle sue esperienze e della sua vita frenetica, affermando una frase davvero molto forte. Ho avuto una vita così attiva che è come se avessi vissuto 150 anni, io non penso di arrivare a 54 anni, penso di morire prima dei 50. Penso che morirò in modo clamoroso. Nella lunga intervista Corona racconta anche il suo aspetto più romantico, legato all'amore, rivelando di essere tornato insieme con Silvia Provedi. Ora viviamo insieme, adesso faccio il serio. L'ultima litigata che abbiamo fatto è stata bruttissima, ci ha veramente separato, e ha rischiato di far finire la nostra storia, ma oggi posso dire che non siamo mai stati così bene. Quando ero in carcere le avevo chiesto di sposarmi ma ora non accetterebbe e fa bene. Ha continuato Fabrizio Corona parlando della sua vita sentimentale, ero un malato cronico, da cura, ora sono monogamo. Adesso ho bisogno di fare l'amore e di avere voglia di stare con la mia compagna. Oggi per fare l'amore ho bisogno delle sostanze, ne mischio tutta una serie. Inevitabile non parlare della storia d'amore passata con Belen Rodriguez, e del loro rapporto sereno oggi. È stata una storia importantissima. A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio, ha confessato Corona riferendosi a Nina Moric. Con Belen è finita, perché avevo davanti 13 anni di galera, e sono una vita. Poi io ne ho fatte tante a lei. Foto credits facebook.